Sia lodato il Cristo, buongiorno. Oggi è lunedì 19 febbraio. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo, convertici a te, o Dio nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sapienza, perché l'impegno quaresimale porti frutto nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro, siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Non giurerete il falso servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Non tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il Signore tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio, non tratterrai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo prossimo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio redentore. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra, via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché
perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. La partecipazione a questo sacramento, Signore, ci sostenga nel corpo e nello spirito, perché completamente rinnovati possiamo gloriarci della pienezza del tuo dono, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Illumina con il tuo splendore, o Signore, le menti dei tuoi fedeli, perché possano riconoscere ciò che tu comandi e sappiano attuarlo nella loro vita. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Una santa Quaresima. E una santa giornata verso la Pasqua del Signore. Pace e bene.